Siamo ancora in tempo a tornare indietro, ma quando avremo superato il Rubicone, tutto dovrà essere regolato con la spada. Andiamo là, dove i prodigi del cielo e l'ira dei miei nemici mi chiamano. Il dado è tratto. Ave e benvenuti a Rimini, anzi, ad Ariminum. La Rimini, capitale del turismo, ha un cuore antico. Ariminum viene fondata nel 268 a.C. da un manipolo di romani che, spinti dalla fame di terre, abbandonarono il Lazio e la Campania. Si sviluppa sulla foce del fiume Ariminus, da cui prende il nome, e in poco più di un secolo si trasforma da colonia latina a città imperiale, diventando un caput viarum, uno dei più importanti snodi di comunicazione, centro strategico per i commerci e punto di partenza delle più importanti vie consolari, la via Emilia, la via Popilia e la via Flaminia. Ancora oggi si possono ammirare l'Arco d'Augusto, il Ponte di Tiberio e l'Anfiteatro di Adriano. I suoi monumenti, simbolo di potere e di pace, sono ancora oggi l'emblema della città, segno di una continuità dell'antico e simbolo di integrazione tra i popoli. A Rimini, Caput Viarum è un luogo di narrazione che offre al visitatore l'esperienza unica di rivivere la storia di Ariminum. È un percorso multimediale ed interattivo che introduce il turista alla scoperta della città e del territorio. Stazioni narranti immersive e tecnologie interattive offrono al visitatore la possibilità di essere protagonista attivo di un racconto che attraversa la storia. Tema centrale del percorso espositivo multimediale è Rimini Caput Viarum, che si concretizza nell'incrocio simbolico del cardo e del decumano, metafora di incontro e integrazione, di collegamento con culture e commerci, che sono alla radice della componente multietnica della provincia e che oggi si riflette nell'ospitalità del territorio. Il percorso si sviluppa lungo il decumano attraverso quattro stazioni narranti. Un avatar che interpreta Giulio Cesare accoglie il visitatore e, prendendolo idealmente per mano, lo trasporta nella realtà dell'epoca. Dalla nascita di Rimini alla ricostruzione della tipica domus romana. Dal rapporto della città con il suo mare alla lettura di come l'antico abbia ispirato la grande architettura rinascimentale del Tempio Malatestiano. Nella grande parete multimediale interattiva sono rappresentati oltre 70 punti di interesse della città e del territorio. Il visitatore può creare delle personali wish list con itinerari e ricevere le informazioni direttamente sul proprio smartphone. Avrà così in mano una guida personalizzata per partire alla scoperta di Rimini.